Siamo a Napoli Città Libro e ci siamo fermati allo stand della casa editrice Mar dei Sargassi e siamo con Flavia. E con lei prima stavamo parlando fuori onda di tutta quella che è un po' la produzione e la scelta della casa editrice, e che diciamo è aperta a tematiche sicuramente particolari, ma affrontate in modo altrettanto particolare. Concentriamoci un attimo su un paio di libri che io ho già avuto modo di seguire in altri luoghi. Adesso oggi siamo appunto a Napoli Città Libro presso la stazione marittima di Napoli e iniziamo con Inga Gale, Frammenti di vetro. Perché questo libro è così particolare, oltre alla penna fortissima dell'autrice? Allora, questo libro è molto particolare innanzitutto perché, come ben dicevi, Inga Gale viene considerata come una delle, come la più importante scrittrice e poeta lettone, e soprattutto è importante perché siamo a cavallo tra gli anni 30 e 40, dove viene raccontata appunto in Lettonia una dittatura al pari di quelle europee, quindi sono anni di teoria dell'eugenetica, della razza, di discriminazione, quindi nel libro siamo in particolare in una clinica psichiatrica dove per malato psichiatrico possiamo buttarci dentro tutti quelli che vengono considerati deviati, fuori dalla norma, quindi cosiddetti diversi, e nello specifico diversa è Magdalena, la protagonista, una giovane donna che scopriamo sin dalle prime pagine essere incinta dell'uomo che la tiene in cura. Potremmo parlare appunto di una storia di violenza, di una storia di abuso, che però è filtrata in questo caso dallo sguardo dolce e amorevole di Magdalena, appunto, che invece vive questa violenza come una storia d'amore. Ed è un libro importantissimo perché porta luce tra questi frammenti di vetro. Frammentate la storia, frammentati sono i personaggi e il momento storico, se vogliamo, porta luce tra queste crepe per illuminare e quindi dare finalmente voce a chi per troppo tempo non ne ha avuta. Abbiamo poi un altro libro molto interessante di Felice Berliner, ma tra l'altro questo è uno pseudonimo perché l'autrice non è conosciuta, non sappiamo chi sia. Il titolo è Smuts, non voglio pronunciarlo male, ed è un libro molto particolare, Smuts, perché affronta una tematica difficile. A te la parola, Flavia. È una tematica difficile perché sin dal titolo capiamo che il titolo Smuts è una parola yiddish, sta per sporco, per porno inteso come qualcosa di appunto di malato. In questo caso invece però siamo a New York, siamo nella Brooklyn di oggi, quindi negli anni 2000. Protagonista è Raisel, ha 19 anni ed è un membro della comunità chassidica ultraortodossa ebraica, una comunità anche qui molto, molto chiusa, poco aperta all'esterno, dove vigono delle regole estremamente patriarcali. Le donne sono costrette a sposare uomini su matrimoni combinati, quindi sono poi le donne sposate sono costrette a rasare i loro capelli e ad indossare tutta una parrucca che le omologa alle altre, quindi diventano tutti uguali, non c'è più l'individuo ma diventa una collettività di difiguranti, passate in questo termine. Invece Raisel compie una piccola rivoluzione dall'interno della comunità perché lei ha accesso a internet per motivi di lavoro, internet è vietato tra l'altro, e in questa sua ricerca sul web si imbatte in un video porno. Il porno però per lei diventa uno strumento appunto di ribellione all'interno della comunità, perché Raisel scopre il suo corpo, scopre che il suo non è un involucro, non è un forno per così dire, che può andare soltanto a generare nuova vita, ma è un corpo a tutti gli effetti con pulsioni sessuali. E di qui l'utilizzo della parola in Yiddish che troviamo anche all'interno, per lo più sono parole coniate dalla scrittrice stessa, perché Raisel, la protagonista, non conosce come chiamare le parti del suo corpo. La scelta di nascondersi in questo caso dietro uno pseudonimo è legata alla tematica trattata o c'è un'altra motivazione che noi lettori non conosciamo e che tu puoi svelarci? In realtà non posso dire molto in questo senso perché non conosciamo la vera identità di Felicia Berliner, a dire il vero, e potrebbe essere una fuoriuscita della comunità, potrebbe essere semplicemente una scelta autoriale, quindi un voler nascondere la propria... Rimarrà... Sì. Concentriamoci sul terzo libro, che è questo che l'hai selezionato tu, e io non conosco nulla di questo libro, Celestino prima dell'alba, Reinaldo Arenas. Questo è un libro a cui io tengo particolarmente, un po' parte del mio cuore, lo ammetto, ed è una riscoperta in realtà. Reinaldo Arenas è stato uno dei più importanti rivoluzionari cubani, anche autori cubani, dimenticato però dalla storia. Lui ha aiutato Castro a destituire il regime di Batista, ma è stato questa volta perseguitato perché omosessuale.
lui è diventato quindi persona non gradita a Cuba, i libri sono usciti in maniera illegale dall'isola, fino ad arrivare a, appunto, alla pubblicazione di Celestino prima dell'Alba, che prima non era mai stato pubblicato in Italia e nei grandissimi paesi all'estero, dove appunto Reinaldo Arenas racconta di questa sua vicenda personale attraverso il realismo magico. Ed è la storia di Celestino, un bambino che scrive poesie sugli alberi. Il nonno non può accettare questo affronto, per cui taglia tutti gli alberi su cui il bambino scrive. E io ci tengo tantissimo a questa storia, perché dico sempre che Celestino ha scritto anche sul mio cuore delle poesie, e quindi spero possa arrivare anche ai lettori. Ultimissima domanda sulla casa editrice. Da quello che ci siamo dette fino ad ora e da quello che ci siamo dette anche prima di iniziare questa registrazione, questa è una casa editrice, Mar dei Sargassi, che ha un'attenzione particolare per tematiche importanti, cioè non è la semplice, e neanche in quel caso è giusto il termine che ho usato, però insomma, c'è una ricerca anche sulle tematiche, sugli autori. Come è nata questa selezione? Cioè, come selezionate quindi i testi? Allora, Mar dei Sargassi nasce in realtà 8 anni fa come rivista culturale, e abbiamo sempre affrontato dal punto di vista giornalistico delle tematiche che andassero a raccontare il mondo contemporaneo o il mondo che in qualche modo sta prendendo forma. Abbiamo poi scelto appunto di dare un altro megafono a quelle cosiddette voci che voci non hanno, e siamo diventati anche casa editrice da 2 anni. Appunto, solitamente lo slogan che utilizziamo è la voce dei confini. Sono confini tipo sociale, culturale, politico, quindi tutto quello che un po' è sempre stato il margine, la periferia, abbiamo provato a portarla al centro, e lo abbiamo fatto in narrativa e saggistica italiana e straniera, chiaramente seguendo appunto questa tematica, seguendo una serie di tematiche, e non soltanto un'area geografica, anziché un'altra. Abbiamo raccontato prima, c'è la Lettonia, c'è Brooklyn, c'è Cuba, abbiamo raccontato il genocidio armeno, ma anche il carcere, abbiamo raccontato la storia vera di Milena Guaglini nel nostro primo libro. Lei è una donna che è stata raccontata in Italia sempre come serial killer, ma in realtà Milena è una vittima di violenza di genere, è una donna che ha reagito agli uomini che hanno abusato di lei, quindi abbiamo appunto raccontato il desiderio femminile, fino ad arrivare anche ad una pubblicazione molto importante, che è quella di Francesco Recami. Lui è storico, autore Sellerio, autore della Casa di Ringhiera, ha pubblicato ben 48 romanzi, credo, con loro, e ha scelto di sposare anche la nostra casa editrice attraverso appunto questo libricino qui, che è Mondocane, che racconta anche in questo caso una periferia, anche se siamo in un contesto bene, che è Firenze, in un ambiente estremamente borghese, dove però anche lì esistono dei margini, dei confini. Tutto questo appunto è stata una scelta che noi abbiamo fortemente voluto, proprio perché volevamo che tutti avessero voce, perché noi non siamo la voce di queste storie qui, noi siamo soltanto un megafono, però la voce ce l'hanno già. Bellissime anche, e poi ti lascio, le copertine. Grazie. Anche su quello devo dire c'è un'attenzione particolare che rispecchia o comunque evoca molto bene, anche in forma innovativa devo dire. Grazie. Quella che è la tematica riportata all'interno delle storie, delle trame che poi di volta in volta vengono raccontate. Grazie, per questo tengo però a fare un ringraziamento speciale a Francesca Testa, i complimenti vanno a lei, perché lei è la nostra grafica, che si occupa, disegna tutto lei tra l'altro, quindi ci tengo davvero a farle complimenti, perché secondo me li merita pieno. Flavia, ti ringrazio, sei stata precisissima, e ti auguriamo alla casa editrice, giovane ma giovane nello spirito, tutto il bene di questo mondo. Grazie. Perché leggere è importantissimo. Grazie mille.